sono usciti, dicevo, anche libri, diciamo, che la pensano diversamente. Uno l'ho visto anche esposto lì fuori, che è della mia stessa casa editrice, Marsilio, questo libro di Angela Padrone, Precari e contenti. E in questo libro l'autrice è andata a cercare con il lanternino dei precari, insomma, che alla fine ce l'hanno fatta, e anche perché avevano le spalle coperte dalla famiglia, come poi si evince dalla lettura del libro, che è una cosa fondamentale, no? Perché gli ammortizzatori sociali non ci sono più se non quelli della famiglia, però sono destinati a finire presto, secondo me, e poi comunque chi non ha la famiglia alle spalle, allora appunto già parte molto svantaggiato. Poi ne ho trovato un altro poco tempo fa, che è Come salvarsi dal posto fisso, è un giornalista che l'ha scritto, che però ha il posto fisso. Sì, cioè, si chiama Massimo Sideri e scrive per il Corriere della Sera. È un economista. Gli economisti spesso danno i numeri, forse è il loro lavoro. E quindi, che altro dire? Ma qua nel mio libricino ci sono tante cose, nel senso che racconto un po' le mie esperienze andando avanti e indietro nel tempo, e quindi non ha un filo logico, appunto, cioè no, temporale, ma spazio un po' avanti e indietro, anche perché poi se uno si va a rileggere il curriculum, non so se voi succede, capisce cosa ha fatto fino allora, ma più che altro quello che è rimasto fuori dal curriculum. E perché poi magari alcune cose ci si vergogna, non vengono omesse oppure tolte. Io, per esempio, il mio primo impatto con Milano è stato devastante, e mai avrei creduto di tornare a lavorare, perché avevo trovato appunto un annuncio sul Corriere Lavoro, che era un inserto del Corriere della Sera, in cui una delle più grosse agenzie di lavoro interinale cercava dei giovani laureati sotto i 29 anni in scienze umanistiche da formare come selezionatori del personale. E quindi sono andato a fare questo corso in 6 giorni, agghiacciante, che qua descrivo, e volevo leggervene solo un piccolo stralcio e poi chiudo con un'osservazione. Allora, 12 novembre 2001, 16 novembre 2001, come in tutti i curriculum ho riportato anche appunto le date per ieri. Corso di formazione presso The Internals. Ovviamente nome di fantasia, che sta per un'agenzia interinale, però a me l'internals mi sembrava adatto, perché mi fa venire in mente anche qualcosa di intestinale, di interinale intestinale. Allora, era appunto il periodo in cui era appena scoppiata la guerra in Afghanistan, dopo l'11 settembre. Ah, un'altra caratteristica mia e della mia generazione, cioè quelli nati a metà degli anni 70, è che da quando ho incominciato a lavorare, quindi era più o meno 94-95, mi si diceva che era un momento un po' così di crisi. Poi c'è stato l'11 settembre, e allora tutto quello che succedeva era colpa dell'11 settembre, quindi diciamo, va bene, adesso c'è stato l'11 settembre e appunto bisogna riprendersi. Quindi questa parte inizia così, con una persona che strilla queste cose. Noi non facciamo business, noi lavoriamo nel sociale. Dovete abituarvi a situazioni brutali. Voi vedrete licenziare delle persone perché sono in sovrappeso. Il cinismo deve far parte del vostro lavoro. Vedrete cinquantenni di 100 kg piangere e supplicarvi che hanno famiglia e ve ne dovete fregare. Chi strilla è una giovane signora, dice di essersi sposata, addetta alla formazione del personale di una delle più grosse agenzie di lavoro interinale, The Internals. Non mi soffermo nella descrizione, le abbiamo già incontrate, sono tutte simili fra loro. Capelli color topo e alito fognato, brutte fuori, cattive dentro. Perché io, mentre facevo, alla fine del servizio civile, avevo fatto un po' di colloqui in queste agenzie di lavoro interinale, perché nella mia città non capivo bene cosa fare. Quindi il mio incontro con Milano avvenne con la partecipazione a un corso di inserimento di Internals. E mi candidai come consulente risorse umane, figura dei seguenti requisiti: giovani, altamente motivati a operare nelle risorse umane, affiancando potenziali clienti per conoscere i bisogni aziendali, creando insieme a loro le job description delle figure necessarie e studiando i canali adeguati al reclutamento dei candidati temporanei.
candidato A ideale ha meno di 30 anni, una cultura umanistica e una forte predisposizione allo sviluppo commerciale e un interesse particolare rivolto alle risorse umane, che sarebbero appunto degli esseri umani, però non sembra che loro avessero molto interesse negli esseri umani. Comunque, ero alla ricerca di un lavoro e farne uno che aiutasse anche a trovarlo mi sembrava gratificante. E poi continua con le frasi di questa qua che diceva cose tipo: è molto più difficile vendere una fotocopiatrice che un lavoratore. L'imprenditore che compra una risorsa è come se comprasse cancelleria. Per lui lavoratore e risma di carta sono la stessa cosa. E ne cito un'altra, salto, perché a un certo punto disse, e io me ne segnavo queste cose perché cioè, non ci potevo credere, invece di prendere appunti sul appunto markup e altre cose, a un certo punto disse: la guerra ci sta aiutando da morire. Ma l'ha detto veramente, perché nessuno assume più nessuno, l'incertezza è lontana, ma sta colpendo i mercati. In più la legge sta cambiando verso una quasi sicura instabilità del posto di lavoro. Sui grossi numeri ormai in Italia si lavora con l'interinale. E infatti sempre di più appunto si lavora o con l'interinale o comunque con queste tipologie di contratto che appunto prima si chiama, io prima sono stato Cococò da quando ho 20 anni, poi sono diventato Cocopro. Un giorno forse sarò Cucurucu Paloma, però sono tutte sigle che stanno solamente a identificare appunto un'incertezza, perché poi come descrivo, e poi mi fermo, cioè tra i punti del curriculum sono, ho anche descritto ricerca mutuo per acquisto casa, nel senso che avevo visto una pubblicità in metropolitana Milano che diceva: noi diamo il mutuo anche a te. E c'erano da una parte tre figure in giacca e cravatta, che è più spostato a sinistra, un lavoratore scuro, un po' sporco, che doveva rappresentare l'estracomunitario, insomma. Quindi ho pensato: se danno il mutuo anche a lui, lo daranno anche a me. Invece a me non l'hanno dato perché, appunto, non offrivo abbastanza garanzie, perché nel mio curriculum c'erano dei buchi, e insomma, quindi in questa situazione, appunto, la precarietà diventa da lavorativa esistenziale perché non ci si può comprare una casa e quindi poi diventa anche sentimentale perché insomma senza un posto fisso insomma, cioè, insomma è anche difficile stare insieme. E concludo dicendo che insomma secondo me solamente come esperimento sarebbe se io vivessi qua. Andrei sicuramente a votare sì a tutti e tre i referendum per vedere poi cosa succede. Anche perché io sono stato chiamato a scrivere su sito del Sole 24 Ore da una giornalista che era venuta alla mia presentazione, perché ormai mio malgrado sono quasi diventato un esperto di lavoro e quello che ruota attorno. La rubrica si chiama Job Talk, è appunto un blog sul lavoro, dove ho già scritto appunto di questa iniziativa.